autostrada. Per anticiparvi che per lavori questa notte verrà chiuso lo svincolo di Milano Famagosta in entrata in direzione Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Ed è tutto, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Ed ora l'appuntamento con Lombardia è ritrovata a cura di Umberto Martini. L'archivio del Policlinico di Milano custodisce la storia di un ospedale che è anche la storia della ricerca medica, soprattutto in campo dermatologico, dove la Lombardia primeggiava nel mondo. Gli studi dermatologici a Milano sono sempre stati all'avanguardia. Quando è cominciata questa tradizione? Ma la storia è molto antica, in realtà comincia già nel 400, addirittura prima dell'ospedale maggiore che abbiamo adesso. La storia più recente è quella della fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, quindi molti anni fa, quando l'ospedale maggiore decide di istituire un reparto autonomo di dermatologia. Questo reparto era all'avanguardia per molti motivi. Uno dei primi motivi era la capacità di soddisfare un grande numero di ricoveri, quindi avevamo 440 letti, quindi era sostanzialmente il più grande ospedale del mondo. Secondo, dal punto di vista di didattica, era uno dei migliori. Noi abbiamo qui dietro una collezione di cere, che è una delle più belle attualmente nel nostro paese e che serviva egregiamente in un'epoca dove la fotografia muoveva i primi passi a formare i futuri dermatologi. È un lavoro impegnativo costruire queste cere perché si fanno dei calchi in gesso che si ricoprono poi con della cera che viene poi dipinta da delle persone che sono veramente degli artisti e che hanno imparato questo mestiere al Saint-Louis, all'ospedale Saint-Louis di Parigi. Che patologia rappresenta questa cera? Questa cera rappresenta una patologia attualmente rarissima, un lupus miliare del volto, e è una forma tubercolare grave che attualmente si può riscontrare solo in alcune popolazioni indifese o in soggetti molto indifesi. Mentre una volta... Una volta era più comune ed era un'espressione rara dell'infezione tubercolare, un'espressione grave dell'infezione tubercolare. Qui invece è rappresentata una malattia che nel corso degli anni addirittura è aumentata. Ci spiega il perché? Certo, questo lo chiamavano epitelioma spinocellulare, adesso si chiama carcinoma squamocellulare ed è un tumore maligno della pelle che è prevalente nei soggetti anziani e sulla cute fotodanneggiata. Quindi la vita media in questi anni è da 45 ai 50 anni, la vita media adesso nelle donne ha superato gli 82-83 anni, nei maschi si avvicina agli 80, per cui queste patologie noi le vediamo con molta più frequenza. E per fortuna siamo in grado di curarle precocemente e di guarirle. La ricchezza dell'ospedale maggiore sta anche nel suo archivio, che contribuisce ad arricchire la tradizione dermatologica e medica di Milano. Sì, certamente l'archivio storico del Policlinico racconta mille anni di storia ospedaliera di Milano e dell'intera Lombardia, di fatto, ben oltre i confini cittadini. La speranza è di recuperare gli ambienti storici in cui ci troviamo e costruire un percorso di visita, di fruizione di queste disparate tipologie di beni culturali. E per oggi è tutto, a domani.